La lista civica Villa Alfonsina di Tutti ripropone alla candidatura come sindaco di questo paese Mimmo Budano, che è il sindaco uscente, quindi ai suoi primi 5 anni, si appresta in caso di rielezione al suo secondo mandato. E con quali intenzioni, sindaco? Ma l'intenzione è quella di proseguire nel programma che abbiamo iniziato 5 anni fa, che ci ha visto in qualche modo portarlo avanti per un buon 80-90%. Quindi si tratta di concludere il programma che abbiamo iniziato allora, è un programma che si è arricchito di nuovi progetti per lo sviluppo di Villa Alfonsina. Tante le idee, molte già messe in campo con una progettazione preliminare ma anche definitiva in alcuni casi, tante le richieste di finanziamento per i vari bandi a cui abbiamo partecipato, quindi diciamo che c'è un'ambizione di poter realizzare qualcosa di importante per Villa Alfonsina. Voi siete uniti anche ad altri comuni della zona e questo purtroppo è il futuro inevitabile di tanti piccoli centri. Sì, credo che lo scenario dei prossimi 10 anni sia oramai tracciato. I comuni devono associare funzioni, devono associare i servizi per far sì che i servizi costino di meno e siano più efficienti per i cittadini. Credo che questa sarà la linea del futuro, alla quale ovviamente noi abbiamo voluto dare già un input con l'Unione dei Miracoli, una unione che è nata qualche anno fa e che vedrà nei prossimi 5 anni una fase importante di sviluppo per il territorio dell'Unione dei Miracoli, un territorio di circa 14.000 abitanti con tante peculiarità, tante ricchezze che noi intendiamo sicuramente evidenziare e arricchire. Su quali punti programmatici intende battere di più il chiodo, come suol dirsi? Ma allora, credo che questi dovranno essere 5 anni necessariamente in cui bisognerà fare molta attenzione alla spesa, quindi cercando di non aumentare ma ove possibile di ridurre la tassazione locale sui cittadini, anche se purtroppo negli ultimi anni il ruolo dei sindaci, il ruolo dei comuni più in generale è stato sempre quello di essere un po' l'esattore, no, del governo centrale. Però noi cercheremo di essere molto attenti sotto questo aspetto, in particolar modo cercheremo di potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti non solo per rispettare i parametri, diciamo, imposti dalla legge, ma proprio per migliorare la qualità della vita, una qualità della vita sempre più attenta al rispetto dell'ambiente. Non mancheranno importanti investimenti che abbiamo già avuto come finanziamento in questi giorni per alcuni bandi regionali e nazionali che hanno visto le graduatorie pubblicate proprio 15 giorni fa, quindi cercheremo ancora di intervenire sulla messa in sicurezza delle nostre scuole, sulla messa in sicurezza del municipio e su quella che è la viabilità di questo comune. Parliamo un attimo della lista, penso rinnovata rispetto a quella che l'ha accompagnata in questi primi 5 anni. Sì, una lista rinnovata negli uomini, nelle idee. Nella scorsa tornata elettorale ci furono 4 liste, fu una competizione particolarmente accesa e noi oggi abbiamo la soddisfazione di poter dire che abbiamo riunito sotto un unico simbolo, appunto Villa Alfonsina di Tutti, quindi da questo il nome della lista, gran parte di quelle liste che provenivano, diciamo, dalla esperienza di 5 anni fa. Questo riteniamo che sia stato un grande successo, perché ovviamente lo stare insieme ha arricchito in termini di qualità questa lista. Ovviamente corre l'obbligo ringraziare i colleghi, quanti sono stati nei 5 anni con me, e dare un forte in bocca al lupo a tutti i candidati consiglieri nuovi per questa che siamo sicuri sarà una nuova esperienza di governo a Villa Alfonsina.